Un lungo confronto e un acceso dibattito sui problemi di San Paolo e più in generale della città si è tenuto nel pomeriggio di ieri 29 aprile, nel salone della parrocchia di San Paolo a Stagnana, l'incontro pubblico su sicurezza e legalità. Promotori dell'iniziativa, oltre al parroco Don Jean-Jacques, gli abitanti e i commercianti del quartiere, insieme al centro studi Falcone Borsellino. Ospiti il procuratore Giuseppe Nicolosi e l'avvocato Roberta Roviello. L'idea di organizzare questa occasione di confronto nasce principalmente dalle sensazioni di malcontento e sfiducia dei cittadini, che si sentono abbandonati e ignorati dalle istituzioni. Alla radice della preoccupazione ci sono i piccoli ma frequenti episodi di microcriminalità, lo stato di desolazione in cui versano alcune strade del quartiere, ma anche la viabilità. Abitanti e commercianti lamentano infatti alcune scelte fatte dall'amministrazione, che tendono a decentrare il quartiere, come l'istituzione del senso unico in uscita in via San Paolo, e chiedono che siano presi provvedimenti per prevenire situazioni di degrado e illegalità, maggiori controlli e una più capillare presenza delle forze dell'ordine. In particolare, i commercianti temono di dover presto chiudere i propri esercizi, con conseguenze negative per l'intero quartiere, in termini di vitalità, ma soprattutto di sicurezza. Mi è stato chiesto un contatto con una comunità che ha diverse problematiche per un confronto sul tema della legalità. Mi aspetto che vengano dei chiarimenti su certi temi che magari toccano da vicino le persone. Molti dei presenti sono intervenuti per esporre i propri problemi e le proprie critiche, ma anche per proporre soluzioni più o meno concrete. Io penso che il procuratore, venendo, ha già fatto 50% di quello della strada, perché rispondere a un invito così è già una cosa molto, molto importante.